elezione di Demopolis, prima simulazione dell'istituto Demopolis sui seggi alla Camera con la legge elettorale modificata dalla Consulta. Nessuna possibile maggioranza in Parlamento se si votasse oggi. Orco bis, un arresto in manette a Castellammare del Golfo, un quarantenne che avrebbe abusato della nipotina. 50 anni di sacerdozio a Napoli, i fedeli della parrocchia Sacro Cuore di Napoli hanno festeggiato Don Paolo Lucciardo. San Vito cambia, niente più tempi biblici per le strutture di bar, ristoranti e negozi che insistono sul suolo pubblico grazie ad un accordo sottoscritto dal sindaco Matteo Rizzo e dalla sovrintendente di Trapani Paola Misuraca. Sì, ci crediamo, vittoria importante per Trapani Calcio che batte la Pro Vercelli per 3-1 in gol Pagliarulo, Barilla e Iallo. Intanto la squadra granata chiude per Cason dell'Atalanta. La pallacanestro viene sconfitta per 83-96 da Casale Monferrato. Buon pomeriggio, bentornati su Telesud per la seconda edizione del nostro TG. Come avete sentito dai titoli, prima simulazione dell'istituto Demopolis sui seggi alla Camera con la legge elettorale modificata dalla Consulta. Nessuna possibile maggioranza in Parlamento se si votasse oggi. Il servizio. All'indomani della sentenza della Consulta sulla legge elettorale, l'Istituto Demopolis ha realizzato la prima simulazione sull'attribuzione dei seggi in Parlamento in base alle attuali intenzioni di voto degli italiani. Se ci si recasse alle urne con un'affluenza in crescita al 66%, il Partito Democratico otterrebbe oggi il 30%, seguito dal Movimento 5 Stelle al 29%. Distanti, secondo il barometro politico Demopolis, risultano gli altri partiti, con la Lega al 13,2%, Forza Italia all'11,8% e Fratelli d'Italia al 4,7%. Sinistra Italiana si ferma al 3,7%, Area Popolare al 3,5%. Appare oggi improbabile, ha spiegato il direttore di Demopolis, Petrovento, che una lista da sola possa raggiungere la soglia del 40%, in grado di garantire alla Camera il premio di maggioranza dopo l'abolizione del ballottaggio da parte della Corte Costituzionale. E in ogni caso, se per ipotesi accadesse, la lista non avrebbe comunque una maggioranza al Senato, dove si voterebbe con un proporzionale puro su base regionale, senza alcun premio di governabilità. Secondo la simulazione effettuata dall'Istituto Demopolis per il programma 8,5, se si votasse oggi con l'Italicum modificato dalla Consulta, escludendo gli eletti all'estero, il PD otterrebbe alla Camera 192 seggi, il Movimento 5 Stelle ne conquisterebbe 185. 84 sarebbero i deputati eletti dalla Lega, 76 andrebbero a Forza Italia. Il sistema elettorale oggi in vigore, di fatto un proporzionale con soglia di sbarramento al 3%, vedrebbe a Montecitorio anche Fratelli d'Italia con 30 deputati, Sinistra Italiana con 23, Alleanza Popolare con 22. Circa 6 seggi andrebbero alle minoranze linguistiche. Con i numeri odierni, ha spiegato il direttore di Demopolis, Petrovento, appare difficile intravedere una possibile maggioranza parlamentare dopo la chiusura delle urne. Una coalizione PD-sinistra-centristi, simile all'Ulivo di Prodi, raggiungerebbe oggi i 243 seggi. Uno schieramento di centrodestra, Salvini, Berlusconi, Meloni, otterrebbe nel complesso 190 deputati. Il movimento di Grillo, da solo, andrebbe a Montecitorio con 185 parlamentari. Anche una più vasta coalizione post-elettorale tra PD di Renzi, Forza Italia e i centristi di Alfano si fermerebbe a 296 seggi. Lontano, conclude Petrovento, dalla soglia di 316, richiesta per la maggioranza alla Camera. La cronaca, un quarantenne di Castellammare del Golfo è stato arrestato per violenza sessuale. Nuovi sviluppi nell'ambito dell'indagine denominata Orco, che aveva già portato all'arresto di un uomo che aveva abusato della figlia minorenne. I carabinieri hanno infatti seguito un altro arresto. In manette è finito un quarantenne cugino del padre Orco, condannato a 12 anni di carcere in primo grado. Dalle risultanze investigative sarebbe emerso che il nuovo indagato, residente a Castellammare del Golfo, nel giugno del 2015 avrebbe abusato della nipotina. La violenza si sarebbe consumata alle Terme Acque Calde. Il quarantenne è stato arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla procura. Deve rispondere di violenza sessuale. A notificargli il provvedimento restrittivo i carabinieri guidati dal maresciallo Luigi Gargaro.
L'indagine è stata denominata Orco Bis. Un altro sbarco a Trapani. Ieri sono giunti 151 migranti. Un mesto viaggio assieme alle salme di due bambini fino al porto di Trapani. 151 migranti sono giunti ieri in città a bordo di una nave della Marina Militare Francese che li ha recuperati al largo delle coste libiche. Si tratta di 123 uomini, 20 donne, 3 in stato interessante e di 8 minori. Per la traversata hanno utilizzato un gommone che si è subito trovato in difficoltà. I bambini deceduti viaggiavano con le sorelle, anche loro minorenne. La maggior parte dei migranti proviene da Costa d'Avorio e Guinea, altri arrivano da Nigeria, Gambia e paesi subsahariani. Dopo le formalità di rito sono stati tutti condotti all'hotspot di Contrada Milo. Ancora una giornata di protesta per gli ex lavoratori del gruppo 6 GDO che domani dalle 10 alle 12.30 protesteranno con un sit-in dinanzi la sede della prefettura di Trapani. I lavoratori sostenuti dalla Filcams CGL, dalla Fisascat CISL e dalla WITUX UIL chiedono la riassunzione dei 44 dipendenti del CEDI, il centro di distribuzione. Nel corso della mattinata i sindacalisti e una delegazione di lavoratori saranno ricevuti in prefettura. Domani mattina alle 12.30 un altro sit-in di protesta all'ingresso della scuola Marconi in via 11 settembre. A protestare saranno i genitori di alunni diversamente abili ai quali è stata comunicata la sospensione del servizio di assistenza igienico-sanitaria nelle scuole. Il servizio. Un servizio primario che una società civile deve garantire per ogni cittadino con handicap, servizio che da domani a Trapani sarà sospeso o nel migliore dei casi ridotto. La sospensione è stata comunicata nei giorni scorsi alle operatrici della cooperativa che gestisce il servizio per conto dell'ente. L'articolo 2 della legge 517 del 77 detta le disposizioni per l'integrazione scolastica nelle scuole elementari, articolo che introduce anche il tema della programmazione educativa individualizzata come strumento indispensabile per agevolare l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità degli alunni, in particolare dei portatori di handicap. L'articolo 13,3 prevede inoltre l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisico-sensoriale. Devono essere garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Il comma 1b della legge 104 del 92 prevede anche la dotazione di attrezzature tecniche e materiale didattico, oltre la dotazione di ausili personali per rendere effettivo il diritto allo studio. Il Comune di Trapani, al quale dopo la soppressione delle province viene affidato il servizio di assistenza sociosanitaria a scuola, sembrerebbe non avere le risorse economiche per assicurare il servizio. In sintesi, dal giorno 1 di febbraio i genitori non potranno più contare sulla possibilità che i loro figli, durante le ore scolastiche, vengano accompagnati in bagno o venga loro cambiato il pannolino qualora si rendesse necessario. Questo vale per tutte le scuole del Comune di Trapani. Sarà inaugurata domani mattina il nuovo centro di riabilitazione neurologica dell'ospedale di Salemi. Si tratta della prima sede satellite in Sicilia del IRCCS, il Centro Neurolesi Bonino Puleio di Messina. L'apertura del centro presso il nosocomio Bellicino è il risultato di una convenzione promossa dall'assessorato regionale alla salute siglata lo scorso luglio dall'azienda sanitaria provinciale di Trapani con il prestigioso istituto messinese. Per l'attivazione del servizio è stata messa a disposizione un'intera ala dell'ospedale per 20 posti letto di riabilitazione e 10 di SUAP, speciali unità di accoglienza permanente. Alla presentazione interverranno l'assessore regionale alla salute Baldo Bucciardi, i direttori generali dell'ASP di Trapani Fabrizio De Nicola e del Bonino Puleio di Messina Angelo Aliquo e il sindaco di Salemi Domenico Venuti. Il centro è dotato di strumentazioni all'avanguardia per la neuroriabilitazione ed è già attivo dallo scorso lunedì. La parrocchia del Sacro Cuore di Napoli non è bastata per contenere la folla di fedeli che sabato sera si è stretta attorno al loro pastore per celebrarne il 50° anniversario proprio di sacerdozio del loro parroco, Don Paolo Gucciardo. È una festa di tutta Napoli, ma vorrei dire di tutta la diocesi, quella di poter essere accanto a Padre Paolo questa sera che festeggia 50 anni di presenza in questa comunità parrocchiale.
Naturalmente la crescita della foresta, si dice, dell'albero, non si nota, se l'albero cade si fa più rumore, ma questa sera noi possiamo veramente dire grazie al Signore per questa crescita continua di una comunità che è avvenuta in tanti anni, crescita di vocazioni, crescita di famiglie, e così è un motivo di grande gioia per noi, e credo che sia un modo anche per guardare con speranza al futuro. Padre Paolo, 50 anni con i suoi parrocchiani, molte di queste li ha visti nascere, li ha battezzati, li ha cresimati, una comunità, quella napolese, che è veramente passata dalle sue mani. Sì, per certi versi sì, un cammino abbastanza contenuto, e in questo cammino ovviamente siamo andati insieme e tante realtà le abbiamo condivise insieme, ed è stato bello vedere crescere questi giovani ragazzi, persone vero che sono cresciute sia nell'età come anche nell'impegno cristiano. E questo mi ha dato gioia, anche se mi ha messo sopra delle responsabilità, ma le responsabilità sono state certamente attenuate anche con l'aiuto e la compagnia di questa comunità in cui sono vissuto per 50 anni. È un momento particolare della nostra fazione, che viviamo tutta di comune accordo e uniti al prete, perché lui ci ha portato per mano dalla mia età, che siamo, diciamo, della generazione dei cinquantenni, e quindi dal battezzo al matrimonio e alle vicissitudini che la vita quotidiana del paese ha vissuto con noi. E quando il pastore è santo, come diceva il Beato Paolo VI, è santo anche il gregge a cui che gli è stato affidato. Noi abbiamo avuto la fortuna, io sono qua un diacono di passaggio, da 2 anni e mezzo che sono qua, ma ci sono stato dal 2003 al 2006 durante il cammino diaconale di formazione, e Padre Paolo è il prete santo che ognuno vorrebbe avere nella propria comunità. È stata inaugurata con una bella escursione da Erice a Custonaci la rete sentieristica dell'Agro Ericino, realizzata nell'ambito del progetto Erice Trekking. Dal monte il gruppo di escursionisti ha raggiunto il santuario di Maria Santissima di Custonaci percorrendo quasi 14 chilometri. È stata una passeggiata davvero molto particolare, carica di fede, tradizione e storia. Il percorso si è snodato lungo le mulattiere, viali e strade un tempo utilizzate per il trasporto dell'immagine di Maria Santissima di Custonaci tra il santuario ed Erice. E la bella giornata di ieri, dopo la pioggia battente di sabato, ha regalato davvero panorami mozzafiato. Davvero qualcosa di unico. L'escursione è partita dalla baita comunale di Via Polonis. A fare gli onori di casa il sindaco di Erice, Giacomo Tranchida, Enzo Fazio della Strada del Vino Erice Docco, partner del progetto Erice Trekking, e Mario Vaccarella, consigliere nazionale del CAI, che nel corso dell'incontro tenuto a Palazzo Sales ha apportato i saluti del presidente del Club Alpino Italiano, Vincenzo Torti. Un chiaro segnale dell'attenzione che il CAI sta dando a questa zona della Sicilia. Sicuramente il CAI, come partner di questo progetto, ha un ruolo importante. Siamo stati già in questi anni presenti nella provincia di Trapani, nella zona di Castellammare, ma l'intento del CAI è quello di permeare, assieme agli appassionati che abbiamo trovato in questo progetto, di permeare le zone montane dell'Agro Ericino per far conoscere e completare l'offerta della montagna con l'offerta del mare, che già in questa zona è molto forte. Quindi sicuramente questo progetto, che già è in una fase avanzata, quasi conclusa, servirà a migliorare questa offerta. Ente capofila del progetto è il GAL Elimos. Il progetto Erice Trekking è incentrato su una rete escursionistica articolata in 15 sentieri per una lunghezza complessiva di circa 110 km. Adesso si punta ad assicurare la manutenzione dei percorsi, oltre che la loro promozione, per attirare nuove fette del mercato turistico interessate proprio al trekking, come ha rimarcato dal sindaco di Erice Giacomo Tranchida, che ha partecipato all'escursione assieme agli assessori del comune di Valderice Giovanni Coppola e Serena Pollina. La bellezza, Erice, il monte Erice è il monte della bellezza, dedicato a Venere, la bellezza del paesaggio di un monte che è presente sul mare,
di un monte che è un unicum con un altro monte, Monte Cofano, con le colline del territorio, la bellezza del paesaggio. Scoprire questo valore aggiunto, questo patrimonio immateriale anche per il tramite dei percorsi, dei sentieri. Allora, è anche questo il senso e la strategia che ci sta dietro. Non solo trekking, non solo mountain bike, non solo passeggiate, non solo i percorsi con la presenza delle orchidee di Venere, ma soprattutto il paesaggio. Noi dobbiamo promuovere il paesaggio del nostro territorio, dell'unicum dell'area dell'Agro Ricino, ed è un valore aggiunto dal punto di vista culturale, ambientale, naturalistico e, consentitemi, è una nicchia di qualità per il turismo. Gli escursionisti sono scesi dal versante dei Runzi, il lato del monte dominato dal quartiere spagnolo, passando la Porta Castellammare e arrivando a Caposcale. Una volta a Valderice, il gruppo si è diretto verso Misericordia, entrando nel parco urbano nel cuore dell'Agro Ericino. Uno dei punti più suggestivi dell'escursione, che ha regalato un suggestivo tuffo nella natura e panorami bellissimi. Dopo essere arrivati all'Arco dei Cavalieri, storico punto di sosta durante i trasporti dell'immagine della Madonna, gli escursionisti sono stati accolti dalla Proloco di Valderice per una breve sosta e ristoro con tanto di spiegazione storica. La passeggiata è quindi proseguita verso Custonaci, dove ad attendere il gruppo c'era Fabrizio Fonte, del Centro Studi di Enogrammatico, ed il sindaco Peppe Biga, che hanno accompagnato il gruppo per una visita guidata all'interno del santuario e del museo dove è custodita la vara anticamente usata per i trasporti. Parte questo percorso importante del territorio, credo uno dei sentieri più qualificanti dal punto di vista della storia ma anche del messaggio. Da Erice si raggiunge Custonaci seguendo il percorso che gli antenati facevano quando si portava la Madonna di Custonaci alla vetta per i famosi viaggi. È un percorso inserito in un contesto paesaggistico straordinario, quindi sposiamo l'ambiente, la realtà naturale che abbiamo, un paesaggio mozzafiato ed ovviamente diamo la caratteristica religiosa anche a questo sentiero, e questo fa un tutt'uno che per il territorio credo una promozione molto importante e qualificante, che va a vantaggio un po' del turismo religioso, che è una delle realtà socio-economiche che noi vogliamo molto lanciare in questa realtà dell'Agro Ricino. A San Vito Lo Capo non più tempi biblici per le strutture di bar, ristoranti e negozi che insistono sul suolo pubblico. Il tutto grazie ad un accordo sottoscritto dal sindaco Matteo Rizzo e dalla soprintendente di Trapani Paola Misuraca. D'ora in poi le strutture in regola con il regolamento comunale per l'occupazione degli spazi pubblici non avranno più bisogno dell'autorizzazione della soprintendenza, ma sarà il solo ufficio comunale SUAP a rilasciare le autorizzazioni. Questo si tradurrà in una velocizzazione dell'iter amministrativo per l'ottenimento della concessione e in definitiva per la messa in opera della struttura. È un grande passo avanti verso la semplificazione della burocrazia, così si va incontro alle esigenze degli operatori che non dovranno più attendere una doppia autorizzazione con la conseguente perdita di tempo e la sempre possibile divergenza di vedute tra un ufficio e l'altro, dice il sindaco Rizzo. È chiaro però che questa possibilità vale solo per chi è in regola con il nostro regolamento. Il Comune di San Vito Lo Capo, con la delibera consiliare numero 56 del dicembre 2014, ha adottato un nuovo regolamento per l'occupazione di aree e spazi pubblici, al fine di uniformare le strutture commerciali all'aperto e offrire ai turisti la visione di un paese ordinato ed elegante. Ci sono state molte polemiche su questo regolamento, ma alla fine sono certo che anche più riottosi si siano convinti. Con rispetto delle indicazioni fornite dal regolamento, San Vito si presenta come uno dei più bei paesi turistici nel panorama nazionale, afferma Matteo Rizzo. L'ufficio SUAP valuterà le singole richieste avanzate dagli operatori commerciali e ne controllerà l'assoluta rispondenza al dettato del regolamento, poi rilascerà l'autorizzazione al montaggio. I tempi saranno brevissimi, nessuno avrà motivo di lamentarsi se rispetterà il regolamento, assicura il sindaco, che ringrazia la soprintendente per la sensibilità dimostrata. Questa è la dimostrazione che una intelligente collaborazione fra enti si traduce in un servizio migliore per la collettività, dice Matteo Rizzo. E per questo desidero ringraziare l'architetto Misuraca, che ha dimostrato come l'ente pubblico possa essere il miglior alleato del cittadino in regola con leggi e regolamenti. Domani alle 10 il giudice Gian Giacomo Ciaccio Montalto, in occasione della giornata della vita, verrà ricordato nel plesso scolastico di Via Tunisia, lui intestato. Nel corso della mattinata sarà inaugurata anche una mostra di murales.
Quattro giorni di dolcezza dal 2 al 5 di febbraio per la festa del cioccolato a Castellammare del Golfo, che prevede stand, laboratori, degustazioni e musica nelle zone pedonali di Corso Mattarella e Corso Garibaldi da mattina a tarda sera. Dalle 10 alle 24 sarà di cena l'Alta Pasticceria, quindi musica, canto, spettacoli per bambini e cabaret. Al mattino ci saranno laboratori didattici per i bambini delle scuole di lavorazione e conservazione del cioccolato, la cui scultura è una vera e propria arte. Gli stand resteranno aperti dalle 10 alle 24. La sera del 3 febbraio il direttore artistico Giuseppe Senia ha organizzato uno spettacolo di animazione con Agata Leale e le sue bolle di sapone. Sabato 4 febbraio dalle 18 musica cubana con il gruppo Nessun Tributo. Domenica 5 infine la manifestazione sarà chiusa dal duo Io l'altro con cabaret e musica. Gli studenti dell'Istituto Tecnico Industriale di Trapani questa mattina si sono recati alla Soprintendenza ai Beni Culturali per illustrare il loro progetto Potenziamento Bibliotecario Regionale nella provincia di Trapani. È un progetto che riguarda degli studenti e tende a sensibilizzare gli studenti, quindi al monitoraggio civico, a rendere gli studenti dei cittadini attivi, sia riguardo l'utilizzo degli open data, sia riguardo comunque le informazioni generali che possono essere reperite nei comuni, quindi reperibili a tutti i cittadini. Questa mattina avete avuto un incontro alla Soprintendenza, che cosa avete fatto? Oggi siamo venuti con il soprintendente della Regione Siciliana riguardo ai beni culturali, riguardo al progetto che abbiamo scelto, ovvero il potenziamento bibliotecario delle biblioteche della provincia di Trapani, e abbiamo scoperto tramite le sue informazioni che il progetto è stato già terminato, in quanto i fondi sono stati già terminati e tutto è andato bene. Lo sport, seconda vittoria consecutiva per il Trapani Calcio che batte la Pro Vercelli per 3-1. Al gol di Lamantia rispondono Pagliarulo, Barillà e Iallo. Il servizio. Una vittoria importante per il Trapani Calcio che, nonostante la sofferenza, è riuscita a battere la Pro Vercelli. La squadra piemontese ha messo infatti più volte in difficoltà la retroguardia granata, prima con Morra e poi con la traversa di Emanuello. La squadra granata è riuscita ad avvicinarsi alla porta avversaria non creando particolari preoccupazioni. Alla fine la Pro Vercelli era passata in vantaggio nel finale della prima frazione con Lamantia, che ha raccolto un pallone vacante in area di rigore battendo Pigliacelli. Nella ripresa Calori mette Maracchi più offensivo, dando la possibilità di attaccare la profondità, e alla fine è arrivato il gol del pareggio di Pagliarulo, che su calcio di punizione di Nizzetto anticipa tutti con un diagonale destro. Il Trapani continua a soffrire, ma il portiere Pigliacelli fa i miracoli. All'81esimo minuto, secondo gol del Trapani con Barillà che trafigge Provedel con un bel tiro. Nonostante il miracolo di Pigliacelli su Comi, arriva il gol nel finale di Iallo, che regala tre punti pesanti. Soddisfatto mister Calori a fine partita. Primo tempo siamo stati passivi, come lo avevamo stato il primo tempo a Cesena, una cosa che evidentemente è una pecca che abbiamo. Arriviamo sempre secondi sulle palle, sui cambi gioco, però ragazzi, poi senza subire grandi cose, però abbiamo subito il gol al 45esimo che poteva sembrare una mazzata incredibile, invece i ragazzi del secondo tempo abbiamo cambiato sistema tattico, ci siamo un po' allargati, quindi abbiamo impedito questi cross ulteriori della Pro Vercelli, perché avevamo impostato cercando di giocare a calcio, invece oggi serviva più la clava, più gente di sostanza, e i ragazzi si sono fatti trovare pronti e hanno interpretato benissimo la partita, hanno stretto i denti, siamo riusciti a pareggiare, poi andare in vantaggio, e dopo alla fine in contropiede abbiamo chiuso la partita. E visto l'entusiasmo da parte di tutti, che è stato bellissimo, poi della tanta gente che c'era da Trapani, è almeno un pensiero va anche a loro che hanno fatto magari tanti chilometri per vedere la loro squadra, e magari insieme possiamo fare ancora
cose importanti. Per ora godiamoci fino a stasera questa vittoria e pensiamo a lunedì che c'è l'Avellino. Intanto la squadra granata sta provando a chiudere gli ultimi colpi di mercato. L'attaccante Jacopo Manconi ha firmato il contratto in mattinata. Inoltre il Trapani ha chiuso per il difensore classe 1995 Stefano Cason dell'Atalanta. Nella prima parte della stagione ha giocato con la Ternana. Il giocatore arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club orobico. Infine il portiere Simone Farelli passa all'Arezzo. I risultati della 23esima giornata di Serie B: Frosinone Brescia 1-0, Avellino Virtus Entella 2-2, Bari Perugia 0-0, Benevento Carpi 3-2, Cesena Ascoli 2-2, Novara Pisa 1-1, Trapani Provercelli 3-1, Ternana Cittadella 1-0, Vicenza Spal 1-1, Verona Salernitana 2-0, Spezia Latina questa sera alle 20:30. La classifica: Verona 44, Frosinone 41, Spal 40, Benevento 39, Cittadella 37, Virtus Entella e Carpi 33, Perugia 32, Bari 30, Novara 29, Spezia 28 e Ascoli 28, Salernitana, Brescia e Vicenza 27, Latina 26, Pisa e Avellino 25, Provercelli e Cesena 24, Ternana 23, Trapani 19. Brutta sconfitta della Pallacanestro Trapani che viene battuta dal Casale Monferrato, finisce 83-96. Andiamo a vedere il servizio di Fabio Tartamella. Purtroppo è un film già visto, la Pallacanestro Trapani perde la terza gara consecutiva, questa volta in casa contro Casale Monferrato, e lo fa in un modo che conosciamo, cioè giocando più o meno alla pari i primi due quarti, poi reggendo sostanzialmente nel terzo periodo e crollando con un vero tonfo nel periodo conclusivo. Le cause sono sempre più o meno le stesse: Trapani ha le rotazioni troppo corte, oggi mancava anche Scotto oltre a Tommasini, del resto il GM Nicola Basciano ha detto che la società granata andrà sul mercato, però in qualunque modo, anche se la squadra dovesse rimanere così, chiudere la stagione già a febbraio con una salvezza ottenuta senza nulla più da conquistare sarebbe una cosa veramente triste. Infatti il pubblico del Palaconad non ha fatto mancare i fischi questa sera. Ci sono stati i 27 punti di Meis, i 24 di Renzi, i 17 di Filloi, che sono dei bottini numerici. In realtà Trapani ha palesato i soliti difetti con tutti gli alibi di questo mondo, che poi sono delle ragioni valide. Anche giusto che ci si cominci a chiedere cosa poter fare per non andare in picchiata in questo finale di stagione. È giusto anche perché la gente con la sua passione continua a riempire il palazzetto ed è, merita di più, merita una squadra che sappia almeno reggere fino alla fine tutte le partite. Su questa partita mi devo prendere totalmente le responsabilità io di questa sconfitta, come è giusto che sia, perché credo che nel secondo tempo abbiamo avuto troppa ansia, troppa confusione dal punto di vista offensivo, abbiamo concesso a loro troppa libertà, soprattutto a Tommasini, che è stato molto bravo nella prima parte a prendere l'iniziativa, a entrare in ritmo. Sapevamo benissimo che lui era uno dei punti di riferimento di Casale Monferrato, e quando un giocatore di questo genere incomincia a prendere fiducia è chiaro che dopo diventa anche difficile andare a difendere, perché ha fatto pure canestri difficili all'ultimo secondo dei 24. E la seconda parte della partita secondo me è stata una seconda parte completamente diversa dalla prima, dove la prima parte abbiamo giocato di energia, ci siamo passati la palla, sapevamo dove andare e attaccavamo discretamente bene la loro difesa pressante. E mentre nella seconda parte l'abbiamo toppata totalmente, e lì ci siamo smarriti, ci siamo disuniti, e questo è un grosso problema, perché questa è una partita che dovevamo assolutamente vincere e non ci siamo riusciti. Ripeto, su questa partita mi assumo io tutte le responsabilità.
I risultati della 19ª giornata di Serie A2: Siena Viola, Reggio Calabria 75-54, Latina Agrigento 80-62, Scafati Rieti 74-76, Trapani Casale Monferrato 83-96, Legnano Eurobasket Roma 68-76, Tortona Agropoli 72-66, Virtus Roma Angelico Biella 86-90, Ferentino Treviglio 82-92. E adesso la classifica: Angelico Biella 28, Legnano 26, Tortone Treviglio 24, Nicusano Virtus Roma 22, Mensana Basket Siena Moncada Agrigento e Latina 22, Eurobasket Roma 20, Trapani 18, Ferentino e Casale Monferrato 16, Rieti 14, Viola Reggio Calabria 12, Basket Agropoli 10, Givona Scafati 8. Gli appuntamenti: in occasione della chiusura del calciomercato, Sport Sud di lunedì andrà in onda in diretta domani sera alle 20.45, non oggi. Questa sera invece alle 20.30 e a mezzanotte trasmetteremo l'incontro di basket pallacanestro Trapani Casale Monferrato. Alle ore 23 per Seconda Repubblica il nostro direttore Rocco Giacomazzi intervista il sindaco delle Isolega di Giuseppe Pagotto e il sindaco di Valderice Mino Spezia sul canale 649. Questa sera alle 22.30 in replica domani alle 16 trasmetteremo l'incontro di calcio regionale campionato di eccellenza Dattilo Pro Favara. Ed è tutto, grazie per averci seguito, noi ci rivediamo con la seconda edizione del nostro TG Sud alle 14.20, arrivederci. Thank you.